Le due radici o sperma degli elementi, che sono il fisso ed il volatile, sono come delle scatole nelle quali sono racchiusi i due spiriti. Nel procedimento spagirico sull'animale, questi due sperma devono essere separati, purgati e uniti fra loro. Ma in quest'opera non è possibile conservare la parte più sottile dell'animale vivente, che conteneva la maggior parte dello spirito animale. Anche la sostanza naturale degli animali perde questa parte più sottile non appena è separata dal corpo. Un animale simile non può nascere dal corpo morto né dalla semenza separata dell'animale, e questo perché lo sperma molto sottile si è dissipato. Lo spirito animale è così sottile che non può essere percepito dai sensi, benché esso sia la causa di tutti i movimenti degli animali e il soggetto dell'anima sensitiva. La soluzione animale si fa con i due spiriti assieme, cioè con il fisso ed il volatile, come negli altri misti. Compiuta la separazione degli spiriti, la forma individuale perisce e non può più tornare, anche quando i due spiriti sono di nuovo riuniti. Ma quando il corpo è purificato e lo spirito moltiplicato, una forma migliore succede alla prima. Nei corpi viventi, tanto sensitivi che vegetativi, l'artista non cerca la forma, ma solo il corpo puro, cioè l'umido radicale. L'umido radicale è il soggetto immediato di tutte le forme, diverso nell'essenza da ciascuna, indifferente a tutte e composto di due parti integranti, l'una fissa e l'altra volatile. Queste parti derivano dall'assortimento degli elementi. Le prime sono nella composizione e le ultime nella risoluzione e sono della stessa essenza. Da queste parti dipendono tutte le virtù del misto, mentre da tutte le altre cose che vi sono mescolate gli derivano solo gli impedimenti a queste virtù. Nell'opera animale bisogna togliere esattamente il flegma dalla materia, in modo che nessuno spirito possa salire con l'acqua, perché esso vi dimorerebbe sempre disciolto e inseparabile dall'acqua. Quando la deflegmazione è compiuta, lo spirito sale in forma secca. Poi, con una dissoluzione ugualmente secca, discioglie la sua terra. Se questo spirito volatile animale è umido, bisogna cobarlo spesso sul fisso e togliere continuamente il flegma fin tanto che sia ben secco. Solo l'umido aereo è quello che discioglie il suo umido terrestre e lo converte in aria. La pratica dell'opera animale sulla carne degli animali è di fare una digestione, deflegmare, compiere poi una tripla infusione di nuovo sangue, la sublimazione di un fiore di sale molto puro, l'estrazione del sale fisso, la purificazione dei sali e la sublimazione del fisso attraverso il suo sale volatile.